prevista a conclusione dopo l'intensa mattinata di oggi, che con i suoi contributi ci ha aiutato a evitare diversi aspetti della vicenda di questo interrogativo sul futuro rispetto a quelli che chiamiamo gli stati vegetativi. Oppure ci sono altre formule più proprie che oggi sono state ricordate, a iniziare anche dal professor Zamponini. Ricordavo che dovremmo smettere, toglierci un po' l'abitudine di usare. Noi giornalisti, dicevo stamattina, siamo abituati a non usare più il termine stato vegetativo permanente, perché dobbiamo parlare anche noi, almeno so venire, di stato vegetativo persistente. Siamo aperti alle cose che quelli che ne sanno più di noi ci possono aiutare a capire. Su questo stiamo cercando di metterci al passo, con la comprensione sempre crescente della realtà. Al tempo stesso dobbiamo confrontarci, e questo è il lato della scienza, poi c'è il lato della legge, e oggi pomeriggio entriamo su questa parte delle regole che governano il nostro vivere da cittadini nella città dell'uomo. E una delle vicende che certamente hanno segnato gli ultimi mesi, al termine di un percorso che si è sviluppato per più e più anni e più legislature nel Parlamento repubblicano, è stata la vicenda della legge sulle DAT. Molti chiamano la legge sul biotestamento, la legge sul fine vita. Sappiamo che è una legge che ha cambiato pelle più volte, arrestando il proprio percorso quasi sulla linea del traguardo ogni volta. In quest'ultima occasione il traguardo è stato tagliato. La legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è diventata legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. E già questo cambiamento di termini ha suscitato dibattiti molto forti. Noi abbiamo con noi Donata Lenzi, che da parlamentare della Repubblica questa vicenda l'ha vissuta con una responsabilità propria, anche da costruttrice del testo che poi è arrivato al voto e è diventato legge dello Stato. E insieme a lei e accanto a lei in questa tavola rotonda c'è Luigi Gigli, no, qua dall'altra parte del tavolo, i due opposti. Si sono affrontati anche in sede parlamentare, pur facendo riferimento in quel momento alla stessa maggioranza politica, perché su queste vicende, persino in questo tempo più confuso che stiamo vivendo, ci sono dinamiche che si sviluppano al di là, fuori dalla logica di appartenenza, di coalizione o di maggioranza o di alleanza, e toccano trasversalmente sensibilità cattoliche, laiche. Questo è molto importante ricordarlo. Gianluigi Gigli, in quel momento, da parlamentare della Repubblica, in quel momento anche da Presidente del Movimento per la Vita, le due cose si univano ma non si confondevano, ha cercato sempre di tenere anche abbastanza separato, per quanto è stato possibile, era poi inevitabile che poi i due ruoli, insomma, animassero le sue parole e la sua testimonianza pubblica. Ancora alla mia sinistra c'è Giuseppe Anzani, che è un uomo di legge, magistrato a lungo, si resta magistrato, una pelle che uno si toglie a fatica, no? Vengo dallo scoutismo, dice sempre scout, è un magistrato, resta un uomo che guarda alla legge quando ha l'anima come quella di Giuseppe Anzani, come uno strumento per servire la nostra umanità e accompagnarla nelle sue difficoltà. E Giuseppe Anzani è quello che ha coniato un'immagine sulla legge che è stata approvata, che ha suscitato dibattito, trovato tanti consensi anche nel mondo dei camici bianchi, ma ha acceso anche qualche obiezione, come è logico che sia in un dibattito aperto. Ha parlato di una legge grigia rispetto a quelli che danno una lettura tutta nera o tutta bianca entusiastica della norma. Io per esperienza da cronista parlamentare tanti anni so che le leggi spesso sono grigie, e soprattutto in Italia, dove si contemplano tante esigenze e tanti lasciti di altre normative convergenti con quelle che si innovano. Ultimo non ultimo, alla mia destra, Carlo Cardia, altro giurista insigne. Io qui sono un po' in imbarazzo perché ci sono tre personalità si affacciano con estrema regolarità dei editorialisti sulle pagine di Avvenire,
più l'onorevole Lenzi che si è affacciata con delle lettere al direttore che sono state pubblicate nella pagina di te in diversi passaggi cruciali. Quindi sono persone che hanno partecipato a un dibattito e si è sviluppato anche attraverso le pagine del giornale. Carlo Cardia da tanti anni è un altro dei giuristi insigni che ci aiutano nelle storie, nei fatti, nelle vicende in Italia e in Europa. Il suo occhio sul continente è sempre stato, sul diritto continentale, su quello che accade a livello di convenzione dei diritti dell'uomo, CEDU, la famosa CEDU che porta la Corte di Strasburgo, le interazioni con gli ordinamenti nazionali sono stati spesso al centro anche della sua analisi, della sua attenzione. Noi dovremmo parlare stasera di questa legge e anche di come questa legge può incidere sulle vicende delle persone negli stati di cui abbiamo parlato in questa mattinata e le persone che continuo a ripetere per intenderci che definiamo in stato vegetativo. Come vogliamo procedere? Io direi che potrebbe essere interessante, se ce la facciamo, a fare interventi che non si prolungano molto nel tempo, scegliendo di volta in volta, se vogliamo, prima di tutto da un punto di vista generale, un giudizio su questa legge nel suo complesso, e la chiederei a ognuno dei partecipanti a questo tavolo, lasciando in questo primo giro, se me lo consentite, la replica finale all'onorevole Lenzi, perché è presumibile che ci siano degli appunti che le verranno consegnati anche. Quindi, e poi avremo un modo per ricominciare il giro toccando alcuni punti specifici. Io ve lo preannuncio, ho in mente soprattutto dei punti. Uno che ho sottolineato io stesso nei commenti a caldo, siccome siamo in un paese nel quale le vicende del fine vita, della fase terminale della vita, sono approdate nei tribunali con casi giudiziari che hanno coinvolto fortemente l'opinione pubblica, ha diviso gli animi, spinto a esacerbazioni forti, ma anche in molti casi una compressione più profonda, quando si è stati in grado di sviluppare i processi informativi riguardo alla campagna di accompagnamento delle cose di cui oggi stiamo parlando. E quindi c'è questo aspetto molto importante. Un altro aspetto, che è stato questo nel dibattito italiano anche ad altro proposito, è quello dello spazio dell'obiezione di coscienza, che in questa legge c'è e non c'è, è un altro dei punti che possono indurre a parlare di legge grida. E qui ci sono opinioni anche leggermente diverse e molto, molto forti sul punto, e penso che sia interessante entrarci perché è un altro punto chiave, diciamo. Questo sicuramente sono alcuni dei termini del discorso che vorrei sviluppare. Quindi io partirei, intanto partiamo da Gianluigi Gigli che è stato dentro il dibattito, poi continuiamo in quest'ordine, in questo punto, no? L'ordine in cui siamo, quindi Gigli, Cardia, Anzani e Lenzi. Ma io dentro il dibattito ci sono stato immerso fino al collo, come Donata sa, e abbiamo avuto nella amicizia e nella civiltà dei rapporti che ci hanno contraddistinto durante il corso di tutta la legislatura, per parte della quale ho lavorato. Si sente? No, questo è spento. Sì. Dicevo, io con questa legge sono stato coinvolto proprio fino al collo, perché pur stando, come è stato ricordato, nella stessa maggioranza, pur avendo e nutrendo tuttora rapporti di cordialità e di amicizia con molte delle persone che hanno significativamente animato il dibattito parlamentare per portare a casa questa legge, tuttavia partivo da posizioni estremamente critiche, ma non sulla necessità che a una legge si arrivasse. Io di questo tutto sommato ne ero convinto. Quello che io ho contestato però è stato, e forse non è questo il momento per intervenirci, ed è stato legato però ai condizionamenti politici che hanno fatto sì che si producesse una maggioranza in qualche modo anomala, che è quella che ha poi portato a destinazione la legge, ma ho contestato il metodo e le finalità. Devo dire peraltro che il lavoro che abbiamo fatto non è stato inutile, nel senso che il lavoro di opposizione che abbiamo fatto non è stato inutile,
Nel senso che la legge esce alla fine notevolmente migliorata rispetto a quello che era il punto di partenza, e ciò nonostante, a mio parere, esce in modo ancora del tutto insoddisfacente. Esce però così perché è viziata da un peccato originale. Il peccato originale è che non si tratta di una legge sul fine vita, non si tratta di una legge sul malato in condizioni terminali, e questo poi vedremo ci riguarda direttamente nel contesto odierno del, che riguarda i pazienti in stato vegetativo. È una legge che nasce su due pretese sbagliate. La prima è quella secondo cui esiste, per così dire, o almeno posso esistere per l'individuo un diritto assoluto all'autodeterminazione nelle scelte che riguardano la vita e la salute. Un diritto assoluto all'autodeterminazione che, proprio perché tale, e qui c'è il secondo presupposto sbagliato, se la logica ha una sua ovviamente linearità, non può riguardare solo il fine vita, e difatti in questa legge non riguarda solo il fine vita. Se l'autodeterminazione è un valore assoluto, la legge riguarda qualunque situazione di malattia, questa legge. E addirittura, se la si volesse estremizzare, potrebbe anche riguardare le scelte di un soggetto non malato. Allora, da questo problema, secondo me, nascono alcune risposte sbagliate, che provo a dirle così molto sinteticamente. Il fatto di, aver preteso di definire per legge cosa fossero alcuni interventi sanitari, sapete tutti il dibattito sull'idratazione e la nutrizione, a prescindere dal contesto clinico e dalle finalità d'uso di determinate procedure, dal contesto clinico in cui si realizzavano e dalle finalità per le quali determinate procedure venivano usate. E questo è stato, secondo me, un limite gravissimo della legge. Poi l'assolutizzazione della figura del legale rappresentante, che ovviamente nel migliore interesse, tra virgolette, del paziente esercita o può esercitare per lui scelte che possono mettere in discussione la sua vita, con un'unica riserva, che è quella del trovare sul cammino di decisioni magari inopportune e ingiuste un medico che dica: io non sono d'accordo, perché solo in quel caso allora si può prevedere l'intervento del giudice tutelare, che dovrà dirimere, diciamo, la controversia. E poi, siccome tutto veniva fatto passare, appunto, è un emendamento G, per fortuna ci abbiamo messo, però per fortuna che ce l'abbiamo messo, perché dicevo prima, ci sono stati alcuni fattori che hanno, per così dire, addolcito, no? la pillola. Ma l'altro punto nodale, appunto, è poiché si trattava di scelte di rinuncia, tra virgolette, alle cure, sulle quali appunto l'autodeterminazione doveva e poteva esercitarsi in modo assoluto, siccome si negava proprio per questo che potesse trattarsi di scelte eutanasiche, pur nella limitazione dal punto di vista del concetto di eutanasia della sua versione omissiva, cioè la omissione, la sospensione di cure, e qui si è creato l'altro problema, che non solleva solo Gigli ora, certamente poi ne parleremo in dettaglio, il problema dell'obiezione di coscienza. Si è voluto negare l'obiezione di coscienza perché non si vuole riconoscere che si sta parlando di eutanasia omissiva.
E ne parleremo dopo, perché sapete che tra l'altro anche la Federazione degli Ordini dei Medici è intervenuta adesso in maniera molto pesante al riguardo. E poi ci sono altre contraddizioni, se volete, minori, ma tuttavia non di minore rilievo, secondo me, che hanno a che fare con l'applicabilità delle dichiarazioni anticipate di trattamento, cioè col momento in cui esse entrano in vigore senza creare rischi di come dire, scivolamenti del personale sanitario che voglia non assecondarle sul terreno della medicina poi rivendicativa, assicurativa, del mal fatto nei confronti dei pazienti, anche fatto a fin di bene per evitare rischi appunto al paziente in un dato contesto clinico nel quale il medico, a parere del medico, diciamo, il paziente poteva trarre beneficio dal disattendere le DAT. E da ultimo, questa è stata una forzatura che Donata ricorda benissimo, segnalammo fin dall'inizio la opportunità che ci fosse un registro nazionale a garantire l'applicabilità delle DAT, registro nazionale che per motivi di tempo, per motivi di soldi, non è stato ancora realizzato e che porta a far sì che oggi, nei fatti, questa legge al momento sia ancora inapplicabile. Questo lo sapevamo tutti, ma fu compiuta questa scelta proprio perché si volevano forzare i tempi e chiudere la partita prima della chiusura della legislatura. Ecco. Io in questa fase, tutto sommato, mi fermerei qui come giudizio complessivo. Grazie a Gigli. Caro Cardia, continuiamo il filo del ragionamento. So che alcuni punti intrecceranno la sua riflessione. Sì, il primo è una considerazione che mi è venuta dalla lettura degli articoli. Io ho chiesto, in vista di questo dibattito, ad Avvenire che mi desse tutta un dossier di articoli scritti dopo l'approvazione della legge per vedere, conoscevo alcuni, non tutti, per vedere la relazione a diversi livelli, come si può dire, che questa legge provocava anche di impeto, di impatto. E guardate che sconvolgente, Prima Tarquinio ricordava il giudizio di Anzani sulla legge grigia, ma chi legge i commenti è preso dall'elettroshock. Ci sono delle visioni, delle versioni, delle letture apocalittiche di questa legge, che apre all'eutanasia, già introdotto il suicidio assistito, poi si introdurrà il suicidio da parte di assistito chiesto da terzi. Sul piano inclinato portato all'esterno possibile. Io dopo ne aggiungerò una che si pensa poco, lo accenno perché il direttore ha fatto un piccolo riferimento. Poi vi parlerò della Corte di Strasburgo, i rischi della Corte di Strasburgo che ha usato il concetto di non discriminazione per aprire delle cose incredibili che non stanno nel cielo né in terra nel mondo del diritto. Ma questo lo vedremo nella seconda cosa. Ecco, io devo essere sincero, un po' per carattere, però anche per equilibrio del giudizio da parte di un giurista, bisogna un pochino andarci piano con le visioni apocalittiche. Fra l'altro, l'intelligenza, se posso dire così, perché uno la può intendere in un senso o nell'altro intelligenza, la può intendere come intelligenza luciferina o come intelligenza vera e propria della legge, è di aver fatto delle zone di silenzio, di aver messo delle zone in cui non si sa la fattispecie, la situazione dove può andare a parare. Ma le visioni apocalittiche io non le amo, non servono all'interpretazione, non servono. L'idea che uno possa presentarsi in una clinica, perché è stato scritto, cioè io sono stanco di vivere, quindi voi mi dovete ricoverare, c'ho una depressione, mi dovete curare, poi a un certo momento mi fate la sedazione. Guardate che è stato scritto anche questo, ecco, per favore. Abbandoniamo queste visioni, guardiamo gli aspetti e io devo dire... Non erano editoriali di Avvenire, tendo a precisarlo. No, no, no.
delle lettere, delle cose. E anche se c'è un dossier. Queste... Sì, no, ma non era vero, a parte del dibattito. È stato detto in nome. Sì, c'è il dibattito. Attenzione a questo. E questo perché lo dico? Perché si ricollega a quello che affronteremo dopo dell'obiezione di coscienza. Se no l'obiezione di coscienza deve essere una cosa mondiale, una guerra mondiale. Io non osservo nulla di questa legge. No, questa legge ha delle sue parti positive che vanno dette e rivendicate. Questo è il primo punto. Perché se no noi quando facciamo un dibattito, io dirò delle cose critiche adesso, ma non voglio dimenticare quello che è proprio il profilo poi più di fondo. Quello che dice la legge sulle relazioni fra paziente e malato, quello che dice sulla pianificazione delle cure, sono cose che presumo che voi conosciate, quindi non mi ci soffermo. Quello che dice sulla libertà di scelta, che presuppone, e questo dobbiamo accettarlo tutti, una sensibilità diversa. Abbiamo sensibilità diverse sul momento della sofferenza. Io conosco una persona un po' anziana, che mi dice che è oggetto di accanimento accertativo. Ogni volta che il medico lo vede, gli dice, senta, ma lei ha fatto questa analisi? E gli propone un'analisi di quella, e dice, no, e perché non l'ha fatta? Ma perché io sono sempre stato bene. Ah, no, ma guardate che è una cosa vera, eh. No, no, lei la deve fare per prevenire, da come prevenzione sono quasi 80 anni. E un giorno gli ha detto, gli dice, senta, professore mio, io la mia prevenzione è che voglio andare in paradiso, non ho altre attese adesso, che mi metto a fare delle analisi? Perché cito questo episodio banale, ma vero, eh? Posso testimoniarlo personalmente, perché se noi trascuriamo questo profilo, questa legge sembra calata dall'alto su alcune ipotesi, su alcune fattispecie singolari. Guardate che il rapporto fra paziente e malato va un pochino ricostruito in Italia, negli ospedali e nelle cliniche. Non dobbiamo considerarlo un dato acquisito. Perché io ho sentito in altri dibattiti, no, ma sa, questo siamo d'accordo perché è ovvio. Un momento, è ovvio fino a un certo punto. Voi conoscete delle persone che hanno fatto una vera pianificazione di cura con una malattia seria? È sempre una battaglia della famiglia. Con il medico, qualche volta anche all'incontrario, conoscevo dei medici meravigliosi. Allora, non sottovalutiamo questi profili, che vogliono dire, voi saprete tutti che nella legge è prevista la formazione dei medici e del personale sanitario in vista del rapporto con il paziente. Quindi non sottovalutiamolo questo. In questo modo le critiche che io stesso farò sono più valide, perché servono a rimuovere certi ostacoli che si possono rimuovere e a non considerare quello che abbiamo davanti come qualche cosa tutto bianco e tutto nero. Io non lo so se è vera la cosa che diceva, che ho letto di Anzani, è una legge grigia, a me non mi piace la legge grigia, nel senso che poi sembra che sia tutta grigia, però rende l'idea. Vero, è vero, se abbiamo fatto il titolo dell'editoriale. Però rende l'idea, ci sono delle zone grigie, ci sono delle. Naturalmente voi sapete, io lo dico con umiltà soprattutto nei confronti dei giuristi, la classe a cui appartengo, noi dobbiamo anche essere cauti di fronte a questioni sanitarie, di ipotizzare delle situazioni, delle cose concrete, però il dato giuridico, guardate, che tradisce quello che il legislatore aveva in testa. E c'è un punto che io l'avrò letto di 600 volte, non lo so. C'è un punto su cui un varco, chiamiamolo così, verso un'ipotesi eutanasica o quasi, un varco c'è, perché se no non si spiegherebbe perché è stato scritto in quel modo. Quando si dice che il medico deve osservare le disposizioni, sapete tutto, disposizione diverso da dichiarazione, no? Ha un significato precettivo, possiamo dire, no? Bene, deve osservare, rispettare la volontà del paziente di rinunciare al medesimo e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale. Guardate, voi lo potete girare come volete, ma vuol dire che io medico
se ottempero a una cosa che mi chiede, sia pure omissiva, poi in certi momenti d'urgenza, l'omissione è un atto, non è una volontà strana. Se io devo ottemperare a qualche cosa che, se la ometto, cozza contro la mia coscienza e provoca un qualche cosa di rilevante per la mente, io sono esonerato. Voi potete girarlo come vi pare. Io credo di aver studiato legge tutta la vita. Vuol dire che qui si crea un'area in cui si dice al medico: stai tranquillo, non ti succederà niente, anche se tu osservi una volontà che in quel momento non era necessaria, che in quel momento non era opportuna, perché si poteva fare qualche altra cosa. Noi dobbiamo immaginare, io non immagino, l'ho detto subito, a quello che si presenta in clinica, dice: sai, io mi voglio suicidare, mi devi aiutare. No, noi dobbiamo pensare ai momenti critici di una malattia seria, quando il paziente dice: non ne posso più, voglio abbandonare, e spinge con questa mancanza di responsabilità il medico e dice: beh, tanto io non sono responsabile, non faccio niente. E qui io ho fatto, il direttore lo sa, tutto il concordato, tutta la legislazione ecclesiastica, abbiamo discusso come in Parlamento, il diritto quando vuole raggiungere il risultato lo raggiunge. Si poteva mettere un'eccezione residuale che portasse il medico a non fare cose eccessive. Guardate, questo è uno dei punti essenziali, secondo me. Quando poi si dice dopo che non deve ottemperare a richieste contro la legge, eccetera, finalmente ho letto qualcuno che ha detto: questo è pleonastico e ci mancherebbe altro. È del tutto, non solo lei, ma anche lei, è del tutto evidente questo. Questo, guardate, è un punto essenziale. L'altro punto, però adesso io vado brevemente perché è più conosciuto, l'altro punto, io ho delle perplessità sui DAT. Una volta espressi, certamente possono essere revocati, rinnovati, eccetera. Guardate, attenzione, le volontà espresse sul fine vita in un certo momento della vita, con certe situazioni familiari, con certa situazione personale, è del tutto diverso da quello che si presenta forse 10 anni dopo, 8 anni dopo. Come posso io dare in anticipo un valore urgente se non ho uno strumento vero di rinnovo di questa volontà? Ma io adesso non voglio fare dei casi, ma voi immaginate una persona che a un certo punto ha un figlio, ma gli cambia la vita completamente, gli può cambiare la vita anche nel senso di voler resistere a certe cose, lo sappiamo tutti, come può capitare il contrario. Qui c'è stato un eccesso di burocratizzazione. Tu hai espresso queste cose, le puoi rinnovare, supera, se non le rinnovi, a me non mi importa niente, io vado avanti, salvo che non sia cambiata la situazione in modo. È un barco, a mio giudizio, che può aprire situazioni non positive. Io lo dico, posso sbagliare, però io credo che una lettura oggettiva debba portare a riflettere su queste cose. Io non so, cioè lo so, direi di sì, ma non so se nelle linee guida si può sovvenire a questi inconvenienti, se si può, cioè, dire: guardate, questo va inteso in un certo modo, però se si lascia questo, se si lasciano queste disposizioni, si apre la strada ad una critica che è eccessiva, però resta residualmente giusta. E questo io lo dico proprio con uno spirito, diciamo, positivo verso la legge. Ma questi due punti. Naturalmente resta l'altro, conosciutissimo, dell'aver chiuso l'alimentazione e l'idratazione artificiale in modo totale e definitivo nell'ambito della possibilità di rifiuto. Ecco, siccome questa è una delle cose su cui non c'è certezza scientifica, fra i medici, gli scienziati, eccetera, ci sono opinioni diverse. Non si poteva, non si può, perché non lo so se in futuro si può fare, lasciare anche qui un residuo di possibilità di distinguere su questo terreno. Effettivamente la questione degli stadi vegetativi pone dei problemi. E voi immaginate, unite le due cose. Adesso non voglio essere apocalittico io, però insomma qualche cosa uno la deve dire. Dei DAT datati nel tempo, idratazione e alimentazione bloccata, insomma, c'è una possibilità di dire: ma in questo caso l'idratazione può essere necessaria, utile.
perché questa chiusura così radicale? Ecco, io penso, da qui non si va diretti all'eutanasia, al suicidio assistito. Però una cosa, ora il direttore mi deve dire se magari la dico dopo, fate attenzione alla giurisprudenza, facciamo questo, attenzione alla giurisprudenza. E ci torniamo. E io mi permetterò di soffermare sulla giurisprudenza di Strasburgo, che è una specie di dottor Stranamore del diritto, chi conosce l'argomento, però mi fermo. Grazie Carlo Cardia. Giuseppe Azzani, tirato in ballo, sono stati sollevati diversi dei punti che sono stati accettati dalla tua riflessione.